Welcome, 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 a fine welcome to you. Welcome, 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 I say how do you do. Welcome, 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 I say hip hip hooray. Welcome, welcome, welcome to Bonnyville today. Ciao a tutti, sono Momoko88. Come al solito mi scuso un sacco con voi per non riuscire a postare molti video se non nessuno, vabbè. Ma vi ricordo che in questo periodo ho un nuovo lavoro e sono mezza zoppata e quindi insomma non è una situazione semplice, abbiate pazienza, abbiate un po' di comprensione. Ehi Kiki, finalmente recensiamo una cosa dei My Little Pony. Eh già, è da un po' di tempo che non recensiamo qualcosa di My Little Pony, nonostante hai un sacco di roba chiara da recensire dei My Little Pony. Grazie, Kiki, non me lo ricordare che mi sento già male da sola. Allora, prima di iniziare la recensione di oggi, devo salutare alcuni miei iscritti. Allora, saluto Chiara Maria De Maio, MLP Channel Star e MLP Channel Franci. Ciao a tutti quanti! Allora, Kiki, ci illustri che cosa recensiamo oggi? Allora, sì, oggi abbiamo l'ultimo set, il Welcome Wagon, della Friendship is Magic Collection a tema Sugar Cube Corner. Esattamente! È l'ultimo set di questa serie di Friendship is Magic Collection e quindi, visto che era l'unico che mi mancava, l'ho trovato comunque a un prezzo decente. Se non mi sbaglio era al Carrefour, era 10-12 euro, insomma un prezzo abbastanza buono, quindi ho detto completiamo questa serie così tanto per spendere soldi già. Vabbè, comunque vediamo la confezione più da vicino, che comunque è molto simile a quelle che abbiamo già visto fino adesso. Abbiamo sempre il logo di My Little Pony, qua c'è scritto appunto di cosa si tratta, che è il Welcome Wagon o comunque il Chariot de Bienvenue, che mi piace di più in francese a dire la verità. È consegnato dai 3 anni in su, ovviamente è il logo c'è il logo dell'Hasbro e qui il logo Friendship is Magic Collection. E qui di lato abbiamo un piccolo artwork di Cranky Doodle che indossa un cappellino da festa, non sembra particolarmente felice di questa cosa, ma sappiamo che Cranky Doodle è un musone patentato, insomma. Mentre in retro abbiamo una immagine dello show di quando Pinky praticamente canta la canzone del benvenuto a Cranky Doodle, che vedete ha una faccia veramente poco contenta, sembra veramente schifato. Qui come al solito, vabbè, c'è scritto Friendship is Magic Collection in tutte le lingue possibili. Qui ripete come su tutte le confezioni Welcome to Sugar Cube Corner e qui ci dice Roll out Pinkie Pie Pony's Welcome Wagon to Great Cranky Doodle Donkey. Accendi il Welcome Wagon di Pinkie Pie per dare il benvenuto a Cranky Doodle Donkey, cioè l'asino che si chiama Cranky Doodle. Andiamo ad aprire. Eccoci qua con il Welcome Wagon fuori dalla confezione. Nel frattempo che lo smontavo è calato il buio la notte e quindi si vede un pelino peggio di prima. Mi scuso in anticipo, ma purtroppo io non sono famosa, non sono ricca e quindi non ho luci professional. Quindi perdonatemi. Allora, è molto carino, è fatto veramente bene, molto dettagliato e molto simile a quello del cartone. Comunque vediamo uno per uno gli accessori. Abbiamo questo cappellino da festa che purtroppo però non è colorato come c'era sull'immagine, sulla confezione. Ha un piccolo elastichino così lo potete mettere in testa a Cranky Doodle. Così ha un'aria un po' più festaiola, anche se la sua faccia non sembra dello stesso parere, diciamo. Poi ci sono due cupcake immancabili, uno rosa e uno
fucsia. Poi c'è questa cosa che non saprei bene definirla, che sembra una sottospecie di torta, o comunque quello che dovrebbe uscire dal, appunto, dal Welcome Wagon alla fine, quando spara questa roba qui, dovrebbe essere una torta. Poi c'è il Party Cannon di Pinky, che è molto carino e volevo tantissimo averlo, e quindi sono contenta che in questo set ce l'hanno messo. Poi c'è questa cordicina qua per agganciare il carretto, perché sotto la zampa di Cranky Doodle c'è una fessura dove potete infilare il perno qua in cima, e così lui trainerà il Welcome Wagon. Anche se lui effettivamente non traina il Welcome Wagon, ma il suo carrettino pieno dei suoi oggetti, dei suoi ricordi. Però vabbè. E infine guardiamo il pezzo forte di questo set. È veramente fatto benissimo. È uguale, identico al cartone, ma questo l'ho già detto perché io ripeto sempre cose all'infinito. Viva me! Comunque, sì. Apre, ha questa piccola tipo antina che si apre così, è molto carino. Dentro c'è una sottospecie di piccolo fornettino, che è da dove viene sparata fuori la torta. È decorato comunque molto bene. Poi nella confezione arrivano staccati tutti i pezzi, ovvero le... non so come si chiamino queste. Penso che siano le... canne che fanno uscire la musica. Ora scusate per la spiegazione molto spartana. Qui ci sono le trombette, che sono tre diverse. Poi ci sono tante belle bandierine colorate. Quindi con questo perno qui lo potete infilare dove volete. Si spostano molto facilmente, quindi potete metterlo nelle posizioni che volete. Io ho cercato, anche se adesso si è un po' smontato, di ricreare l'effetto proprio del Welcome Wagon di Pinky che c'è nello show. Di lato è fatto in questo modo, viene riportato il cutie mark di Pinky, e anche da questo lato, ma non si sa per quale mistero della vita, il cutie mark non è più colorato. Questo è il retro, che riprende sempre il davanti che si tira su con il cutie mark di Pinkie Pie. È molto carino e scivola abbastanza bene, quindi potete trainarlo dove vi pare o giocarci così come faccio io. No, vabbè. E potete anche metterci gli accessori dentro. E mettete la torta che poi verrà sparata in faccia a Cranky Doodle per la sua gioia proprio. Dopo aver visto il pezzo forte del set, guardiamo il nostro amico Cranky Doodle, che è l'altro personaggio caratteristico di questo set che finalmente possiamo avere. Ha il suo bel parrucchino nero, con questo ciuffo molto la Elvis. Hey baby! Ok, non ti mettere a cantare Cranky Doodle, se no domani piove. È fatto comunque molto bene, ha la sua espressione canon, diciamo, del che ha nello show, di tipo che schifo la vita. E vabbè, dai, su, potrebbe andare peggio. E anche i suoi bozzi sulle zampe per segnare la sua vecchiaia è veramente fatto bene. Anche una gobba sulla schiena, poverino, è veramente abbastanza decrepito Cranky Doodle. Quindi vi consiglio a tutti l'acquisto di questo set, il Welcome Wagon, sempre della serie My Little Pony Friendship is Magic Collection, perché non potete farvelo scappare se state collezionando appunto tutti i set o comunque i personaggi di questa serie, anche perché questo completa abbastanza lo scenario, soprattutto se avete lo Sugar Cube Corner, e quindi potete comunque divertirvi tantissimo anche insieme a questo set. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, se lo acquistereste. Fatemi sapere anche cosa pensate di Cranky Doodle, se vi sta simpatico. Sono veramente curiosa di saperlo.
Nonostante il suo essere un po' burbero, comunque a me piace come personaggio. Va capito, insomma. Direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima recensione. Non saprei che altro dirvi se non... Stay kawaii!